Non è mia volontà, si sa, cioè io sono sempre predisposto, come dire, a un atteggiamento costruttivo nell'ottica di rendere un servizio utile, ma per poter rendere un servizio utile bisogna anche essere messi nelle migliori condizioni di poter lavorare e ricevere l'ordine dei lavori dell'attuale seduta pochi istanti prima non è, come dire, il miglior modo per mettere tutti nelle migliori condizioni di svolgere il proprio ruolo di consiglieri. Peraltro io non ho ancora potuto riceverlo perché ho problemi tecnici al collegamento internet. Mi farò dare una copia scritta, evidentemente prendendola dalla mail, però è chiaro che non è il miglior modo, anche perché so, essendo capogruppo, qual è ovviamente la materia di cui andremo a discutere oggi, tra cui anche due corpose interrogazioni. Comunque, al di là di questa nota, passo ad altro, però ci tenevo a far rilevare che non è il miglior modo per poter operare in modo efficiente. Come gruppo stiamo predisponendo una bozza di ordine del giorno che vorremmo poi condividere anche nella stesura con gli altri gruppi sulla questione che abbiamo avuto modo di approfondire ieri nella seduta congiunta delle commissioni Cultura e Garanzie e Controllo sul caso Garritano Scala. Ora, non la presenteremo nell'immediato perché auspichiamo che vi possa essere quella seconda puntata in cui la Scala e chi per essa si degni di rispondere all'invito che come istituzione, quindi i due presidenti di commissione, hanno invitato in modo da avere un'analoga seduta in cui qualche rappresentante della Scala venga qui a spiegarci le ragioni della Scala e in particolare il perché la Scala abbia ritenuto, a nostro modo di vedere in modo profondamente ingiusto, di licenziare la ballerina Garritano. Ora, io mi auguro che nei prossimi giorni i presidenti delle commissioni abbiano miglior fortuna rispetto a quella che hanno avuto fino ad ora, visto che fino ad ora ci hanno informato, la Scala non si è degnata di dare risposta. Mi auguro che in un tempo ragionevole si convochi analoga riunione congiunta in cui vi sia la partecipazione della Scala. Se così non fosse, allora credo che noi non possiamo stare qui ad aspettare i comodi della Scala. E mi auguro che vi sia una volontà condivisa di procedere con quell'ordine del giorno di cui stiamo stendendo la bozza, nella quale in estrema sintesi chiediamo quello che abbiamo già chiesto ieri nella Commissione, cioè che il Presidente in podestà, in quanto membro del CDA e quindi nostro rappresentante nell'ente della Scala, faccia valere tutto il suo peso politico affinché la Scala cambi atteggiamento nei confronti sia del problema denunciato e che è ormai abbastanza pacificamente appurato esistere nel mondo della danza in generale, cioè il problema dei disturbi dell'alimentazione, anoressia e bulimia, sia anche di rivedere quella che è stata la decisione assurda di licenziare una ballerina che ha fatto semplicemente un atto di onestà e di utilità verso tutti i ballerini che soffrono di queste problematiche e quindi la reintegri a pieno titolo nel corpo di ballo e gli faccia fare quello che è il suo lavoro, che grazie alla sua professionalità ha sempre svolto. Mi fermo qui. Un ultimo accenno: mi auguro, so che l'assessore del Comune di Milano è sensibile al tema, quindi sono sicuro che accoglierà questo invito con lo spirito migliore. Passo
parlo dell'assessore Maran che è molto sensibile al tema della ciclabilità, io segnalo che nelle ultime giornate ho notato da ciclista che percorre le ciclabili di Milano un netto peggioramento dell'invasione di auto parcheggiate nelle corsie ciclabili che ostruiscono di fatto l'utilizzazione da parte di noi ciclisti. Mi auguro vi sia un intervento non solo per multarli di notte, ma anche per arrivare ad analoghi interventi anche nelle ore diurne. Grazie.